Carissimi amici della Pagonatomia, buona festa degli Santi e allora oggi rasatura supplementare settimanale, visto che è un festivo e ho tempo. E usiamo prodotti, diciamo, in linea con quello che è, insomma, il clima di questi giorni, che è un po' ispirato anche alla festa americana di Halloween, che contamina, come ovviamente è nelle cose, la festa europea, diciamo, cattolica di ogni santi. Allora, quindi qualcosa che richiama un po', diciamo, un po' il tutto. Ne approfittiamo quindi di provare un rasoio che mi ha regalato Luca Esposito, che ringrazio, che è The Blade Grimm. Quindi la falce, vedete, della nera mietitrice, che in realtà americano ricorda moltissimo il nuovo Q-Shave come forma, come concezione. Il nuovo Q-Shave, come si chiama già, comunque il nuovo regolamento della Q-Shave, che abbiamo già provato in video. Questo mi sembra un po' meglio definito, devo dire la verità, però adesso dovrei fare un confronto diretto. The Blade Grimm, con cosa lo utilizziamo? Beh, per fare un po' di paura con una Feather Black, così ci tagliamo e facciamo un po' di sangue. Allora, facciamolo subito. La Feather si caratterizza per una rigidità superiore alla norma, ovviamente molto affilata anche, ma anche per una colla molto insistente. Vedete quanta colla c'è, guardate. Ecco qua, Feather nera, che poi cambia niente, a quanto pare. Perché allora apriamo la rotella con il regolabile e infiliamo subito la nostra Feather, quella carica di colla che è entrata nel rasoio. Ecco qua. Allora, per regolarlo, io direi, qui andiamo da 1 a 6 al massimo. Io direi di mettere 2, non piace regolare il rasoio in maniera troppo aggressiva. Ecco, due direi che va bene così. Già così va bene. Già così va bene. Allora, siccome sono i primi freddi, ho scaldato lo scatto del Pantarei che mi ha regalato mio fratello. Eccolo qua, lo scattellone da tavolo. E come linea utilizziamo, vabbè, direi che quasi. È quasi scontato, diciamo oggi, sempre che la linea di Extra Cosmesi, 2 novembre al cipresso, che non abbiamo ancora provato. Pennello nero ardesia con ciuffo sintetico Humo, eccolo qua. Il bombarolo, questo è molto bello, questo manico, devo dire, con il brand di Nerardesia, e questo ciuffo che è veramente morbido. Guardate che roba. Allora, per non sprecare tempo, bagniamo il viso. E andiamo a prelevare, bagniamo anche chiaramente un po' il pennello. E andiamo a prelevare questo 2.11, che quasi alla fine me l'ha dato mio fratello, anche questo. Ha fatto un po' di scambi di saponi. Allora, leggermente, no? Andiamo a prelevarlo con la punta delle setole sintetiche. Il profumo è molto intenso. Non so se, cioè, il cipresso non lo riconosco molto bene, ma è un profumo pungente, diciamo così. Prendiamolo ancora un po'. Andiamo a montarlo
nello scatto. Io lo monto adesso, provo. Che brucia, quindi devo appoggiarmi. Non ve lo posso far vedere completamente, ma devo vedere la fine della storia. Prendiamo un asciugamano così non ci bruciamo le mani. Vedete che il montaggio è comunque importante, cioè è grosso, è enorme, guardate che, però tiene il calore. Considerate che io ho fatto scaldare quest'acqua prima di fare la doccia, adesso la doccia l'ho fatta e ancora non si può tenere in mano, eh. Guardate che montaggio. Per i primi freddi direi che è perfetto. Lo scuttle lo riponiamo sul banco del lavandino. Pennello molto morbido, questo ciuffo sintetico della Umo montato sul manico neerlandesia Bombarolo. Ma allora, il piacere di questo scatter, come anche degli altri, come anche di quello più piccolo che ho, è chiaramente il calore, il calore del sapone caldo in viso, diciamo così. Oltre che, ovviamente, un montaggio che è molto, molto, diciamo, agevolato. Benissimo, proviamo questo The Blade Grim con la Feather A2. Barba e 2 giorni. A questa esposizione il rasoio sembra gestire molto bene la federe, perché taglia pur senza mettere, come dire, in grave rischio le nostre giugulari. Allora, il pelo è andato, non resta che fare gli altri passaggi. Prime impressioni, ma molto simile, ripeto, io adesso vorrei paragonarli, ma non ce l'ho dietro. Ecco che bello, no? Il sapone caldo. Molto simile al Kushave Pan, come si chiamava già? Non me lo ricordo già più.
non regolabile, comunque non l'acquaceo. Questo secondo me è forse un po' più definito, perché l'altro non mi ricordo delle cromature un po', però alla fine le rasoie mi sembrano molto simili. Un gran piacere appunto insaponarsi, poi questo è molto in grip, vedete, guardate. Andiamo di obliquo. Chiaramente avendo scelto una posizione moderata, servono più passate, però io preferisco un'esposizione non aggressiva, ma offrire agli utenti la prospettiva di poter utilizzare anche certi rasoi, certe lame, perché non dimentichiamoci mai, e faccio una piccola divagazione sul tema, ma non è una divagazione in realtà, noi parliamo di rasatura, quindi che l'utente, la persona che si avvicina alla rasatura con rasoi di sicurezza, alla rasoia bagnata, a quella che è definita la rasura tradizionale. Troppe volte si viene, come dire, non ingannato, che non è un inganno, ma confuso da certi video, anche miei, in cui noi che abbiamo ovviamente una diversa esperienza. Io mi arrangio con la sicurezza dal 2001, 2002, più o meno. Quindi abbiamo già l'esperienza e quindi possiamo anche utilizzare soluzioni più aggressive. Conosco, c'è tutto, eh. Il pelo è andato via completamente. Facciamo anche il contropelo. Quindi stavo dicendo, l'utente alle prime armi, il principiante, per favore, che è affascinato magari da questo mondo, è ancora caldo, è pazzesco. Facciamo leggero. Magari vede. Io che uso un rasoio del genere esposto con magari a 6, o un Miracle Future per dirne un altro eccezionalmente efficace, o un R41 usato con molta dimestichezza, e pensa che sia facile. E quindi cosa fa? Prende magari un rasoio che consente un'esposizione importante e lo utilizza per poi rovinarsi la faccia all'inizio. E allora cosa farà? Come facevo io all'inizio, quando non c'era ancora nessun video, nessuna guida. Cosa farà? Si spaventerà. Penserà di essere negato e tornerà a usare la scrivania barra in multirama. Invece no.
L'obiettivo secondo me deve essere proprio quello di far capire che con il rasoio di sicurezza, con la rasatura bagnata, con il cosiddetto wet shaving, è possibile radersi allo stesso modo. E anche devo dire, una volta potevo anche farlo, l'ho già fatto, volendo la stessa velocità, con cui ci si radica il multilama. Ecco fatto. Pulito, 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 eh. Rifinitorina. E siamo a posto. Sciacquo il viso con acqua fredda. Poniamo. Magari mettiamo un astringente, mettiamo l'Humphreys Witch Hazel astringente. Ok, allora facciamo un po' di pulizia. Mentre la stringente fa il suo effetto, stringe i pori che sono stati aperti dalla rasatura. A me non è che sia, come dire, indispensabile, ogni tanto lo metto. E una volta che la stringente si è asciugato, andiamo poi con il dopo barba. Intanto pulisco. Qui c'è la porta che ecco qua. Guardate questo pennello com'è morbido. Guardate che roba. Si modella. Allora, dopo barba, rimaniamo sempre in tema, quindi no? non divaghiamo. Dopo barba, sempre cipresso, di extra cosmesi. Lo andiamo ad agitare in modo da unire gli oli essenziali e andiamo allora, questo è abbastanza delicato, secondo me. È particolare, un profumo che può anche non piacere, nel senso, deve essere, come dire, non è per tutti, secondo me. Però è delicato, cioè, non dà fastidio. A me piace, sinceramente. Però non è un profumo, come dire, molto diffuso, non ci presso. Però effettivamente l'idea è un'idea particolare. Mettete ancora un po'. È delicato. Cioè, mentre il sapone è pungente, non mi posso dare le mie impressioni,
il dopobarba delicato, quindi fa anche piacere sentire questo leggero, come dire, profumo non invadente, che non è per niente male. A volte sono troppo invadenti, a volte sono eccessivamente invadenti, invece in questo caso è delicato. Poi io non so riconoscere il cipresso, ma evidentemente è questo, quindi infatti è, come dire, invernale, no? Come tipo di profumazione. Bene, allora ricapitoliamo. The Blade Grim, qui adesso andiamo a smontare la lametta Feather Black, che va a finire nel suo cimitero. A proposito, rimaniamo in tema di morti viventi, Halloween e tutto quanto. Ci apriamo un attimo il rasoio. Allora, questo è molto simile al Bushave, ultimo modello, molto simile, non so se dovrei paragonarli, non so se è identico, non so se il progetto è lo stesso. Il rasoio fa il suo mestiere, ha domato la fede in maniera impeccabile, intrapassate, ha un'esposizione che in realtà mi ricordo adesso che è 3. Io pensavo di averla messa 2 invece, perché non è a scatti micrometrico, no? E l'avevo messa 3. Comunque, ha domato la Feather, che non è facile, perché la Feather è una lama ostica, non è una lama per tutti, quindi non tutti i rasoi la digeriscono. Questo l'ha digerita abbastanza bene. Il materiale è un buon materiale, è un metallo che mi pare ben fatto, ben rifinito. Questa scritta può piacere o non piacere, ma insomma è... fa la sua figura caratteristica, The Blade Grim. Il fuoco qua purtroppo siamo sempre alle solite, ma insomma la scritta non è male. Anche i colori, questo oro sul nero e questo manico molto, molto grippante, pesante anche, quindi un rasoio comunque che secondo me mi è piaciuto. E ha domato ovviamente le feather nere, che sono alcune delle lame più importanti, più taglienti e più difficili da gestire, proprio perché per la loro rigidezza, più che altro, una rigidità. Quindi i rasoi che le domano sono quelli, diciamo, che insomma non sono tantissimi. Poi conta anche la mano, veramente è evidente, però insomma, senza esagerare con l'esposizione, questo rasoio ha fatto il suo mestiere. Così come fanno il suo mestiere il pennello nella radesia col suo fumo sintetico, che è veramente camaleontico quasi, no? Cioè, si adatta morbidissimo al viso e, come avete visto, insomma, poi in questo caso non ha dovuto montare molto perché ci ha pensato lo scattol, però ad aiutare. Però comunque anche il piacere del sentirlo in viso è particolare, perché è molto molto morbido, vedete, molto molto malleabile, molto gestibile. E poi questo manico in questa ardesia, che è chiaramente una roccia molto pesante, però ben bilanciato, quindi si può assolutamente utilizzare senza avere difficoltà nell'impugnatura. Chiudo con lo scatto, il Pantarei, che adesso si è raffreddato da tavola, vedete come avevo già fatto vedere una volta, che non so come è il mio viso di più, però mantiene molto rispetto, ecco, ad esempio a questo piccolo, vedete, con l'inglese, guardate la differenza. Però devo dire che questo è più pratico, chiaramente, perché questo qua permette un montaggio così, con la mano che tiene lo scatolo e l'altra che monta con pennello. Questo un po' meno, cioè questo più da banco, vedete il peso anche dell'oggetto. Però come risultato, chiaramente, questo mantiene molto più calore. Io ho fatto la doccia, mi sono asciugato, mi sono cambiato un attimo, lui è rimasto bollente, infatti avete visto il montaggio e insomma è andato tutto bene. Quindi buona festa di ogni santi, buon ponte per chi lo fa, perché c'è di mezzo anche insomma il weekend,
E noi ci vediamo domenica con una nuova rasatura e buona barba a tutti. Ah no, ecco, mi dimenticavo. Sapone e devo barba. Purtroppo la mattina presto è così, non è che... Allora, linea 211. Particolare e non per tutti, secondo me. Particolare perché il sapone, allora, a livello di montaggio, questo è un sapone che monta molto bene, come profumazione molto pungente, quindi molto particolare, molto, si sente molto il profumo pungente, io lo definisco così. Cipresso, mi pone qua, devo aprirlo perché tipo pungente, da diverso secondo me invece dal dopo barba, aftershave o le toilette, che invece è delicato, invernale, autunnale, non so adesso, non voglio dire. Ma delicato, la nota di cipresso è evidente, ho imparato a conoscerla con questo tipo di prodotto, ma non invade, quindi dà un effetto assolutamente, assolutamente positivo, quindi è un'ottima combinazione. Adesso ho aperto tutto, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domenica con una nuova rasatura. Buona barba a tutti.